Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta. Vediamo in questo episodio un nuovo gioco che è ancora in Early Access ed è veramente stato sfornato da pochissimo su Steam, ed è Starpoint Gemini Warlords, che è il terzo episodio di questa serie. Quindi insomma siamo di fronte a sviluppatori che sanno il fatto loro, perché hanno già fatto il primo Starpoint Gemini ed il secondo, si chiamano 1 e 2. E che cos'è Starpoint Gemini? È praticamente un GDR nello spazio in cui voi praticamente avete la vostra navicella, andate in giro, fate missioni di vario tipo come trading, uccidere criminali oppure fare la caccia insomma a qualcuno e catturarlo, oppure fare i contrabbandieri voi stessi, insomma un bel po' di cose. Quindi si va a mettere a metà strada tra giochi come il glorioso Freelancer o altri giochi che potete conoscere di quel tipo, o altri giochi un po' più simulativi quali sono stati Elite Dangerous e così via. Però diciamo il modello qui di pilotaggio della navicella spaziale non è certamente simulativo, è un po' più a Cadice, perché la cosa diciamo portante di questo gioco sarà la storia, i varie missioni che potete fare in giro e così via. Io vorrei cominciare a farvi vedere il gioco. Tenete presente, e ce lo dice anche qua, che qui dovrebbe essere possibile scegliere vari scenari e così via, ma non ce ne sono, c'è solo lo scenario dell'Early Access, perché è un gioco appena uscito, che è in fase di sviluppo e dovrà starci almeno un annetto. Però siamo di fronte, come ho detto, a sviluppatori che già è il loro terzo episodio, quindi non è il solito Early Access che morirà così e così via. Andiamo a vedere un po', ci sarà da caricare un qualcosina, vedremo un po' di scene di intermezzo e ci spiegheranno la storia e così via. Comunque la prima missione che vedremo è una missione introduttiva, che praticamente non è che ci introduce già al nostro personaggio, ma ci setta un po' lo scenario di tutto quello che succede qui. E dopodiché voi vi creerete il vostro personaggio a fine di questa missione. Però in questo episodio ho solo intenzione di farvi vedere questa missione, diciamo, introduttiva alle meccaniche. Quindi cominciamo a vedere la storia. A livello grafico non è male, ci sono bei effetti particellari e belli effetti speciali, e comunque la grafica è del livello giusto per un gioco che poi alla fine non è un vero simulativo, ma è semplicemente un gioco più GDR, insomma più un gioco di ruolo che altro. Quindi siamo qui nello spazio vicino a una stazione interstellare. Vediamo un po' che cosa succede. Ecco, arrivano astronavi un po' da forme, come dice, molto squadrate. Queste sono, vedete che bell'effetto là di warping, praticamente, che quella specie di raggio laser e qualcosa sta succedendo lì. Quindi questa è la stazione spaziale Concordia. Belle anche le musiche e gli effetti speciali, che gli effetti sonori che ho messo a bassissimo volume, spero che riuscirci a parlarci sopra senza troppi problemi, e allo stesso tempo che possiate anche sentirli. Forse la musica è un po' bassina effettivamente, però vabbè. Docking clamps disengage successfully. Final checkup can commence. SCS Icarus proceed with departure. Ok, quindi dice che è stato rilasciato successivamente. Adesso Icarus, qui questo nome di questa nave, può partire. E insomma il comandante ha detto all'ingegnere di bordo di partire, quindi ok, tirare su gli scudi. Eccoci qua. Detecting minor fluctuations in the shield matrix. Concordia, please advise. Mi dice ci sono delle fluttuazioni nello scudo e chiede a Concordia, sempre la stazione spaziale, di verificare. Roger that, Concordia. Engineering, prepare for main engine start on my mark. Quindi dice di preparare i motori per la partenza. Mark. Quindi andiamo. Main engine burn looks good. No abnormal readings. Quindi i motori sono a posto. Ci sono solo problemini con lo scudo. Aye, sir. Proceeding as planned. Quindi ci muoviamo. Good luck, Icarus. Make the Concorde proud. Concordia out. Ok, buona fortuna. Rendici orgogliosi. E passa e chiudo. Fall in line.
Ok, quindi Icarus, che è quella nave ammiraglia, parla con le navi scorta e dice, insomma, seguitici. Se non sbaglio, infatti, noi pilotiamo questa nave, quindi loro si stanno mettendo in posizione, dice di usare i tasti WSAD per praticamente fare il beccheggio ed l'imbardata, che sarebbe praticamente gergo marinaresco, scusate, e poi il roll up e down, che ci permette il rollio, ci permette di fare questo. Comunque, con invece il mouse, scusate, intanto sto toccando il microfono, non so perché, cambiate la velocità. Non so se in questo gioco qui sia anche Sorry, possibile usare dei please assume your joystick, però in position. Starpoint 2 era possibilissimo, anche se insomma anche gli Initiating sviluppatori subpoint. dicono comunque da utilizzare più tastiere e mouse, perché il gioco è pensato per tastiera e mouse. Quindi abbiamo Glad you could join us, Cyrene. attivato il Escort vessel is in sublight. position. Icarus proceeding to waypoint. Icarus Ok, to quindi andiamo Cyrene. Follow verso il luogo closely, but not d'incontro. too close. Mi We don't want to scratch dice the fresh Icarus a face off the Sirena, first che è il enemy nome della Concorde nostra battleship nave. in this Seguici da climb. vicino, ma non troppo Roger vicino, that, insomma. sir. Ok, We'll be careful. andiamo. Poi possiamo cambiare telecamera usando il tab. C'è questa così, questa praticamente non vediamo proprio la nave, ma solo quella che abbiamo davanti, e questa da lontano. Quindi andiamo pure, dobbiamo girare e andare lì, quello è il nostro obiettivo, metterci informazioni con loro, quindi spariamo la velocità a tutta forza, follow. Se non ci manteniamo vicini abbastanza, lui tra un po' comincerà a dire che ci dobbiamo allineare o cose del genere. Magari possiamo fare un Affirmative. po' di Engaged, sublight. Cyrene. You're leaving formation. Ci stiamo allontanando perché siamo troppo veloci adesso. Giustamente. Vabbè, siamo in formazione così. Cyrene, you're leaving formation. Che è ancora troppo veloce, vado. A quanto devo andare? Ah no, stay close, quindi vuole che sto più vicino. Scusa, eh. Andiamo. No, perché me l'ha detto la prima volta Take a good quando look at this ship, Miss ho Higgs. premuto B. Soon we'll have a whole armada of these guarding Phaneros. I wouldn't complain flying one of those, sir. Ok, dice I guarda bene, just questa hope we nave won't prima o have problems with poi the neighbors ne because praticamente of it. governerai una flotta, insomma, questo ci ha detto. Andiamo avanti. Stay close. Più close di così si muore. Ti leggo la targa. Build or misgivings are not our problem. We have every right to guard our borders. Ok. I realize that, Captain, but they're already panicking over Concordia. I wouldn't want things to escalate. They won't. The Republic barks, but doesn't bite. But let's leave Gemini politics for some other time. We're coming up to our Esatto. first checkpoint. Tizia si è scocciata di parlare politica. Andiamo al nostro punto d'incontro, gli dice, smettiamo di cose tipo siamo qui per difendere i nostri confini e cose bla bla bla, insomma, questo gli ha detto. Follow, che sei? Ok, siamo arrivati. Qui c'è un'altra parte di storia. Andiamo avanti. Parla con il nostro capo sulla Concordia. Quindi dice: fai un controllo a tutti i sistemi. E dice: la Icarus è ancora un prototipo. Ok, capito. E così protegge così tanto la nave. Questa è ancora, non ci sono i dialoghi perché, insomma, come ho detto, il gioco è in early access, quindi alcune cose non sono finite. Quindi vediamo un po'. L'ingegnere al ponte dice: siate avvisati, ci sono delle microfratture nella carena, insomma, nella rivestitura della carena. Quindi ci dice alla Siren, che sarebbe la nostra nave, di fare una scansione e controllare effettivamente se è tutto a posto e cose del genere. Ok, quindi adesso come obiettivo ci dice di selezionare la nave col tasto sinistro e poi col tasto centrale, mouse 3 sarebbe la rotellina, cliccare, si apre questo menu contestuale e qui tra i tanti ci dovrebbe essere scansione, che penso sia questo semplicemente, quindi adesso stiamo facendo una scansione della nave. Eccola qua, con la nostra sirena all'Icarus o Icaro, visto che ho detto sirena. Icarus, your sensor data is correct. Structural damage detected. Quindi ha trovato Copy dei that, sir. dati strutturali, dei danni Concorde, are you strutturali. getting this? Quindi stai Nothing to chiedendo a worry about, Concordia se è Icarus. arrivato? Damage Non is ci sta minor. niente Section is da noted for overhaul in the next preoccuparsi, iteration. dice i Great, danni sono great. minori. I'm sure the captain of the next iteration will be pleased, but I'm still dispatching repair drones. Ok, quindi lui fa uscire fuori
dei droni da riparazione. Vedi, adesso si mettono qua e riparano la nave. Fleet, be advised. Sensor buoys are detecting multiple ships converging on your position. Quindi questo ci sta avvertendo che stanno arrivando un bel po' di navi alla nostra posizione. E dice, ci muoviamo ad intercettare. Quindi lui dice agli altri, chiede di identificarsi. E adesso mi sa che si identificheranno per bene. Quindi dice a Concordia di avvisare altri, insomma, potrebbe essere utili subito. Quindi questo sta dicendo a queste navi che state praticamente invadendo il nostro spazio e identificatevi. Adesso questa risponde, dice il vostro territorio, dice prendi questa, insomma, praticamente, quindi un puro atto di guerra. Ok. Quindi adesso ha detto alla flotta di ingaggiare le armi, insomma, quindi cominciamo con lo scontro. Quello che c'è da fare con la retina del mouse è avvicinarsi, non andare troppo veloce perché sennò vediamo un po' se ne troviamo una. Tasto sinistro selezioniamo, spero che mi stiate sentendo perché è tasto destro sparare e con X o F, manco ricordo, si possono sparare le armi pesanti. Aspettate, se lo riesco a inquadrare di nuovo, era X, perfetto. Quindi l'ho distrutto, andiamo avanti. Ma se ne becchiamo un'altra, quello è un buono giallo. Vieni qua, bastardo. Fuoco a volontà, quindi vedete che usa sia i laser che gli impulsi. Ogni tanto vedete anche delle palle gialle uscire praticamente dal mio cannone. Cacchio è andato quello, vabbè, l'abbiamo perso. Prendiamo un altro. Appena ci avviciniamo un po', armi pesanti, boom! Dove vai? Dove vai? Ok, è andato giù pure questo, vediamo di beccarne qualcun altro. Dove? Ancora che ci... guarda che basta... è volato via. Vabbè, andiamo un altro. Ok. Arma pesante. Che è successo? Perché abbiamo perso il focus? Vieni qua. Vieni qua. Dov'è? È ancora vivo? Vabbè, seguiamo questo. Guardate. Devo abbassare un po' la velocità, eh. Ok, è andato. Credo. Comunque giù di là. Andiamo un po'. Mettiamo questo. Sto facendo danni, mi sa di no, troppo lontano. Ecco qua, adesso sì. Vai. Bastardo. Scendendo di velocità, ma nulla, riesce comunque a... Quindi questo è eliminato. Ne rimangono ancora 4 almeno. Uno stava su... dove sei? Vieni qua. Guarda, guarda, guarda che manovra che ha fatto. Bastard inside. Vediamo un po' di mettere una telecamera tipo così. Questo è andato. Ok, andiamo su. Boom. Dove diavolo? Stasera non è il mio forte per questo tipo di giochi. Però col mouse si mira pace, però con la tastiera non si pilota granché facilissimo, effettivamente. Però si può giocare anche col joypad, volendo giochi del genere. Anche se poi credo che mirare sia di gran lunga più semplice col mouse. Cosa da fare. Boom, morti tutti, ce l'abbiamo fatta.
ancora sparano all'Icarus. Boom. What was that, Higgs? Hunting down the Cosa hospital, è stato questo? Doing it blindly will only get you killed. You're a good captain, Terra, and the Concorde needs good captains more than ever. That ship wasn't doing any real damage. Your frigate, on the other hand, could have. Aye, sir. Come dice, alla fine hanno attaccato così a testa bassa, ma contro navi di questa stazza non avevano nessuna possibilità, quindi non capisce perché hanno fatto sta cosa. Ok, quindi qua l'ingegnere dice che a Icarus gli si è rotto anche, diciamo, la radio di bordo. Insomma, altri problemi. Adesso prova Sirena qui a parlare con la Concordia. In qualche modo ci risponde. Dice, siamo sotto attacco. Ok, ci dice vai a lì. Ma è lei il comandante, ma cosa succede se vi lascio qua da sole? Dice possiamo farcela. Abbiamo problemi ai motori, ma non a scudi e armi, quindi vai, questo è un ordine. Quindi praticamente l'idea adesso è di muoverci verso la Concordia, che va a capire dove cacchio sta. Questo che cos'è? Icarus. Stay waypoint. C'era la M, forse in modo più veloce. Concordia, ci clicchiamo su col tasto destro, go to. Setting course. Ok, M. E adesso mette sublight, fa tutto da solo e vado lì. Avrei pure potuto trovare a mano, però insomma vabbè. Perché? Dice usa l'apostrofo. Però vabbè, per modificare questo, ma lo possiamo fare noi a manella. Il problema è che l'apostrofo sulla tastiera italiana non so dove sia. Andrebbe verificato all'interno del menu e cambiare i tasti. Non credo che si... cioè, so dov'è, ma non credo si trovi con quello che intende lui per apostrofo. Insomma, immagino che abbiate capito. Ok, qui stavano attaccando. Però la Concordia, insomma, se la cava da sola. Dici che cavolo ci fate qua, praticamente. E hanno problemi con la radio di bordo, che è danneggiata. Ma le condizioni, diciamo, sono buone. E il comandante mi ha mandato qui ad assistere. Assistere per cosa? C'erano una manciata di navi. E la nostra sicurezza, insomma, si è preso cura di loro. Ma come si è danneggiato, insomma, la radio di bordo, insomma, il sistema di comunicazione? Dice una delle navi ha fatto un attacco kamikaze, ma dice è impossibile perché dice, insomma, il sistema di comunicazione non è esposto, quindi non riesce a immaginare come sia possibile che una nave che, insomma, è andata a sbattere contro l'Icarus possa averlo danneggiato. E, insomma, dice la cosa un po' gli puzza, dice concordi a tutte le navi. Andare tutti da Icarus, dall'ultima posizione di Icarus. Usate il salto spaziale se è possibile. E dice e chiede a X, ma la sirena può saltare? Negativo, perché insomma il drive, che sarebbe il dispositivo per fare, insomma, gli spazi interstellari, non è carico. Ma insomma gli dice stai pensando a un sabotaggio. Non c'è tempo adesso per queste cose, vai vicino al transporter e ti darò le coordinate per andare lì. Quindi insomma, praticamente ci sta dicendo nel gioco che è possibile utilizzare un transporter per fare i salti, praticamente. Quindi devo andare vicino al coso qua e a un certo punto si abiliterà il transporter, quindi praticamente il salto ce lo farà fare lui. E non so benissimo a quale distanza si attivi, sinceramente, però comunque ci avviciniamo. Penso sotto l'1. Credo, sì, controlliamo. 1.1, 1. Boom, ecco qua. Adesso è attivo, quindi adesso possiamo tornare. Questa era l'ultima posizione, no? Andiamo là, vedete, ci fa fare questo warp proprio. Viaggio a curvatura. E andiamo dall'altra parte. Andiamo qua, la nave Concordia, Icarus, scusate, era sotto attacco, giustamente. E insomma, una bella concentrazione di attacchi. Eccola qua. Boom.
ci chiede di fare un rapporto. Dice a Concordia che l'Icarus è distrutta. E dice pure non lasciare nessuno scappare, però dal comando qui dicono di non farlo, di fermarsi. Dice invece di andare presso loro, insomma, controllare se ci sono dei sopravvissuti. E non possiamo che lasciare che un comandante muoia in quel modo. Dice ha ragione. Quindi dice alla flotta: lasciate perdere e fate una sorta di perlustrazione per vedere se trovate gente. Quindi, vabbè, trovate il comandante. E qui praticamente finisce il tutorial. E comincia la vostra avventura, perché insomma questo tutorial è un po' una specie di escamotage per farvi praticamente trovare qualcuno vivo che non sa bene chi sia, e qui comincia la creazione del personaggio. E di nuovo c'è da dire che qua il gioco si comincia a vedere, vedete, potete scegliere all'inizio di essere maschio o femmina, e qui potete dare il nome, quindi non so, chiamarci Avionauta, perché no. Ci sono varie, so perché la V maiuscola, ci sono varie faccette che potete prendere. E poi vari ruoli, però al momento nell'Early Access non ce ne sono, c'è solo Marshall, quindi questo vi darà, insomma, delle classi diverse. E anche questo è, diciamo, una sorta di escamotage per farvi vedere un po', di scegliere il vostro personaggio. Dice questo escape pod... sta, dice, i segnali di vita si stanno deteriorando e le condizioni sono critiche, e praticamente cominciamo l'automazione medica per, insomma, per salvarlo. C'è stato una perdita di dati, dice lui, e sta inizializzando il sistema di ricognizione, i protocolli di ricognizione secondaria. Quindi, vabbè, come vedete è un modo praticamente per farvi creare il personaggio. Dice sono stati trovati frammenti di memoria attraverso la simulazione della corteccia temporale, e ci sono varie cose tipo images of a child surrounded by formerly dressed people, quindi immagini di un bambino con intorno gente vestita in maniera elegante, formale, e una figura materna sta filmando dei documenti su quale si può vedere un sigillo ufficiale del imperiale, imperial attach, insomma una sorta di sigillo imperiale. E poi invece quest'altro dice un'immagine con due persone più o meno che stanno, come dire, indicando un gruppo di altre persone su una scala plated, quindi di ferro, immagino significa, che arriva verso una larga costruzione in cemento. La costruzione, insomma, è decorata in maniera pesante, features a dark metallic plate, c'è una targa metallica nera o comunque un rivestimento oltre le porte. E non è una targa, la targa dice Università di Marte di scienze tecnologiche, insomma, avanzate. Quindi vari tipi di cose, insomma, qua siete venite da una famiglia imperiale importante, nobile, diciamo così. Qui invece siete un tecnico, e l'ultima, una serie di immagini dalla mente del nostro soggetto, scambi di merci, contratti, insomma, strette di mano, contratti firmati, quindi, insomma, praticamente nobile, scienziato, commerciante, praticamente, vediamo, scienziato. Quindi prossima cosa da trovare, praticamente questa, credo, Jupiter covering the entire horizon, quindi c'è Giove all'orizzonte, e dice che insomma lui sta mettendo la cosa nell'obiettivo e sta per sparare, ed è vestito a livello militare e dice benvenuto nelle operazioni speciali, quindi diciamo un militare, quindi un flusso di pensieri attraverso l'inconscio, la mente del soggetto inconscia, anzi incosciente mi sa, impara come trovare le debolezze del nemico, recluta, controlla il pattern, quindi comunque è una cosa molto, insomma, qui è un newbo e qui praticamente è uno che fa parte delle elite.
Oppure c'è qui qualcosa, una sorta di recensione su lui. È stato, dice, mostra grande inclinazione verso le armi, le arti scientifiche. Quindi un ufficiale della stazione scientifica Jupiter. Quindi insomma, siete un'elite, siete una schiappetta. O siete uno scienziato? Continuiamo con lo scienziato. Prossima cosa, 55%. Quindi di nuovo vestito in maniera militare, 22esimo flotta ingegneristica. Vabbè, continuerei questa. Andiamo avanti. 97% di probabilità. Stiamo facendo la cosa. Soggetto stabilizzato. Quindi, insomma, abbiamo scelto di essere Concordia, we found un him. We found tecnico. the commander, Quindi but dice he is l'abbiamo in trovato. Abbiamo critical condition. trovato il The pod's comandante, medical ma is è keeping him in, alive, come barely. dire, in condizioni I'll personally join the search and rescue, but we critiche. can't Si è risk salvato, losing him. insomma, per il rotto Get della that pod cuffia. to Phaneros as fast as you can, E Terra. dice riportalo da Phaneros al più presto possibile. E qui praticamente poi comincia un po' tutto il gioco. Ci sono varie cose, shipyard, dry dock, è tutto ancora disabilitato, jobs board e così via. Leave per lasciare la Concordia. Dice: buono vedere, insomma, ti sei rimesso in piedi, comandante. Per un momento ho pensato che, insomma, ti avremmo perso. Non eravamo sicuri che ne saresti venuto fuori finché Tara non ti ha trovato, insomma. E quindi dice: Arkrov mi ha mandato giù a controllare i motori, praticamente. Il primo attacco per vedere se poteva, insomma, capire cosa è che è andato storto alle comunicazioni. La prossima cosa che ricordo è che mi sono svegliato in infermeria qui sola Fenerossa, quindi insomma, non sa che è successo. E lui dice: vabbè, in qualche modo sei entrato in una capsula di salvataggio. Eri veramente in cattive condizioni, ma insomma, il robot medicale ti ha, insomma, mantenuto in vita attraverso delle cure. Quindi è buona cosa che c'erano all'interno delle navicelle, delle capsule. Che è successo ad Arkrov? Ce l'ha fatta? No, sembra di no. Non abbiamo trovato il suo corpo. Ma insomma, l'Icarus era già, insomma, tutto in fiamme a quel punto. Avete trovato qualcosa dagli archivi dell'Icarus? No, non siamo riusciti a salvare niente di valore da esso. Tu sei uno dei pochi sopravvissuti. La benedizione in tutto questo, insomma, casino è che la Icarus stava utilizzando un equipaggio al minimo, insomma. Non abbiamo molto da fare, insomma. Cosa è successo mentre, insomma, stavo recuperando? Che cosa vuoi sapere? Chi sei, per esempio? Stai scherzando? Pensavo che i dottori ti avrebbero, insomma, ti hanno rimesso in sesto. Non mi dire che gli hai chiesto di una cosa del genere, o non gli dirò che mi hai chiesto una cosa del genere, altrimenti ti rispediscono all'ospedale, praticamente. Comunque, ad ogni modo, io sono Raynor Trace. Noi ci conosciamo da molto tempo. Quando eravamo nel sistema solare, abbiamo lavorato insieme. Ok, ti dirò che questo non mi sembra molto buono. Sì, abbiamo lavorato insieme nel progetto Leviatano. Tu gestivi la stazione, ma questo è quanto ti posso dire fino adesso. Ed è meglio che tu forse dimentichi delle cose. E poi dice: vabbè, qui dice sarò sicuro che riprendo i miei ricordi, e qua dice non ti stavo pigliando in giro, insomma. Vabbè, cosa vuoi sapere adesso? Tu hai detto che Tara mi ha trovato. Dov'è adesso? La vorrei ringraziare. Non te lo posso dire, perché non lo so. She went berserk when she found out we didn't find Arkrow. Cioè, insomma, è andato su tutte le furie quando ha scoperto che non abbiamo trovato Arkrow, che era il comandante. E non l'ho più sentita da allora. Ho già avvertito altri agenti di tenerla d'occhio. Ok. Mi dispiacerebbe, insomma, se qualcosa capitasse lei. Dopo quello che è successo, abbiamo bisogno di persone capaci e pronte. Cosa mi puoi dire, Reino?
L'ultima domanda era questa. Dice, ma sono ancora io in controllo della Concordia? Te lo dico direttamente, il consiglio non è felice di quello che è accaduto alla Icarus. E insomma, stanno dando la colpa a te. Vai avanti. Non penso che sia stato tu a farlo, parlavano di sabotaggio se vi ricordate, ma dicono che insomma ha fatto casini nell'organizzazione della sicurezza perché era insomma tra le tue responsabilità. Ok, quindi adesso cosa sarà di me? Comunque li ho convinti a darti una nuova opportunità. C'è una nave che sta aspettando per te in orbita, una nave tutta per te, di classe Cettia, non so cosa voglia dire. Comunque ci vediamo sul Concordia e parleremo di più una volta che sarai lì. Ok, lo farò. Quindi questa è la nostra nave, vedete? Quindi adesso in questo momento potremmo fare il diavolo che ci pare, andare in giro, però magari andiamo alla Concordia. Quindi Sublight, corriamo là. Siamo a 12.000 di distanza, ci vorrà un po' di tempo, non so se posso... Ok, ma secondo me più di questo non se lo fa, questa è la velocità. Ok, qui adesso ci sono pure varie abilità che questa nave ha, come dire, a disposizione. Qui c'è la possibilità, come vedete, di spostare le cose allo scudo, alle armi o al motore. Ci siamo quasi. E quindi vedete, è proprio un gioco di ruolo, man mano acquisite esperienza, sbloccherete altre cose e andiamo avanti. Qui mi sa che ci stanno altre navi, non so se è una sorta di guerra. No, gialle mi sa che erano alleate, sono le rosse quelle. Qualcuno ci saluta, un disconosciuto, sono passati e ci salutano. Ce la possiamo fare, quindi siamo vicini alla meta. Boom boom, 3000. Ok, sono contento tu ce l'abbia fatto. Qualcosa si è insomma sviluppato nel frattempo. Dice, che vuoi dire? Ho fatto un po' di opere di convincimento del consiglio. Sei un po' evasivo, dice. Che significa questo per me? Che adesso sarò io a comandare la Concordia? Chiedo scusa, signore, ma loro vogliono darti un'altra chance. Quindi sei di nuovo un comandante. Il comando è tuo. Quindi ci hanno ridato la Concordia. Non so poi se nel gioco finale sarà già così. Probabilmente nel gioco finale dovete farvi un po' di missioncine per arrivare al livello di ridiventare comandante. Però ok, ce la pigliamo. Quindi andiamo là e probabilmente poi ci fermeremo per questa prima, come dire, giro qua. Ok, vediamo se riusciamo ad atterrare. Ok, per atterrare basta fare dock. Quindi adesso siamo attraccati all'interno della Concordia e abbiamo varie cose, tipo il porto, qui lo shipyard, dove potremmo comprare varie navi, come vedete. Però non abbiamo i soldi. Oppure dry dock, penso che serva per riparare, quindi repair a hull, che sarebbe la carena, oppure riarmare, ma non abbiamo nessuna delle due operazioni, che vuol dire che è tutto a posto. Trader serve per comprare delle merci e quindi metterle sulla propria nave, non so bene come si fa. Ah no, si seleziona e poi buy. Ok, jobs board, qui è dove si trovano le missioni che si possono fare, ce ne sono di vari tipi. Salvage, che sarebbe, vabbè, andare a recuperare relitti, consegne, manutenzione, trova e distruggi, commercio e così via. Scortare un convoglio e basta. Penso che queste siano. Ok, potremmo provare a fare un delivery. Lo accettiamo. Recommended level 3. Io non so che livello sia, sinceramente. Range Rose forse non sono il livello giusto. Quindi adesso abbiamo quella missione. Potremmo andare al waypoint, che è questo. Affirmative. Changing course. Ne andiamo là. Engaging sublight. Col pilota automatico. Io però direi che possiamo tranquillamente chiudere qua l'episodio. Vi ho fatto vedere un po' il gioco, ve l'ho spiegato a voce. Quindi adesso potremo tranquillamente andare in giro, fare le nostre missioncine, prendere esperienza, fare soldi, comprare navi sempre più potenti, costruire dei moduli all'interno della nostra, come dire,
stazione centrale ed espanderla e quindi avere sempre più cose, più difese e pian piano anche esplorare tutta questa galassia e conquistarla pezzo per pezzo, un po' alla volta. Per il momento controlliamo solo questa, poi pian piano dovremo andare avanti nel momento in cui avremo una flotta e andare a fare un po' di battaglie qua e là. Nel frattempo lui sta andando per fatti suoi, voglio spero di sì. E va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.